Ja, vielen Dank. Meine Frage geht noch mal in das, was Sie eben gesagt haben. Beschäftigung und Wachstum, was Sie bisher hier präsentiert haben, sind nur alte Konzepte. Und die grüne Wirtschaft haben Sie nur so beiläufig erwähnt. Wenn wir aber in die Europa 2020 Strategie schauen, dann ist Beschäftigung Nachhaltigkeit und qualitatives Wachstum das Ziel der Europäischen Union. Und eigentlich können wir auch nur so internationale Wettbewerbe gewinnen. Es gibt ja eine Initiative des Europäischen Parlaments zu Green Jobs, die hat aufgezeigt, wo es Beschäftigungspotenziale gibt und was die notwendigen Maßnahmen sind. Und meine Frage ist, wie nutzen Sie diese Vorschläge des Europäischen Parlaments? Welche konkreten Ansätze und konkreten Anreize wollen Sie geben, auch in der Gesetzgebung der Europäischen Union, um den ökologischen Umbau der Wirtschaft voranzutreiben? Onorevole, forse non sono stato abbastanza chiaro nell'illustrare il documento approvato dalla Commissione europea sulla reindustrializzazione della nostra Unione. Il nostro documento propone di fatto una terza rivoluzione industriale e una rivoluzione industriale che va nella direzione del risparmio energetico, nella valorizzazione della green economy, con l'obiettivo di arrivare a una green economy attraverso una greener economy. Quando io parlo come settori, noi parliamo come settori da sostenere, sui quali puntare per la crescita di una politica industriale europea, citiamo il settore delle costruzioni ecocompatibili, come le ho detto, il settore dei sistemi dei trasporti verdi, penso al settore dell'auto, penso al settore della cantieristica navale, penso al settore ferroviario. Quando dico che bisogna lavorare per migliorare il settore delle materie prime puntando sulla ricerca. Lei sa che è partita un'innovation partnership della Unione Europea, come bene sa il suo collega di gruppo, l'onorevole Bütikofer. Stiamo lavorando molto nel settore delle materie prime, riciclaggio, sostituzione e estrazione. Direi che tutta la nostra politica industriale è una politica industriale che ha come obiettivo primario quello della lotta al cambio climatico. Non ho avuto la possibilità di dilungarmi, anche perché i tempi sono limitati, però se lei legge attentamente il nostro documento troverà certamente una risposta positiva ai temi che lei ha proposto. Ripeto, il tema delle costruzioni, anche la nostra comunicazione sul nostro piano d'azione per il settore delle costruzioni va proprio in questa direzione, tutta l'azione sulla politica dell'auto va in questa direzione. Quindi anche il fatto di aver preannunciato l'evento politico dell'inversione di rotta europea più a favore di una politica industriale non significa ripercorrere e avere le idee del 1980, del 1970, avere un modello industriale superato, obsoleto e non più adatto alla crescita e allo sviluppo, ma significa aver impresso un importante cambiamento. Non è un caso che, ripeto, abbiamo chiamato come invitato speciale Jeremy Rifkin, che va con le sue teorie nella direzione che io le ho appena illustrato. Quindi credo di poter fugare le sue preoccupazioni dicendo che il nostro modello di politica industriale non è un modello obsoleto, non è un modello ottocentesco né neanche novecentesco, ma è un modello di politica industriale moderno, competitivo e certamente fortemente impegnato nella lotta contro il cambio climatico. Do you want a supplementary? Meine Zusatzfrage geht an Herrn Andor. Es gibt ja die Möglichkeit, nach den neuen Vorschlägen der Kommission auch Investitionsprioritäten im Rahmen des ESF zu Green Jobs zu machen. Da Sie aber den Mitgliedstaaten die Auflage gegeben haben, die Investitionsprioritäten auch in anderen Bereichen des ESF zu beschränken, kann es passieren, dass die Mitgliedstaaten diesen Vorschlag der Investitionsprioritäten gar nicht nutzen, das heißt, ihn gar nicht wählen. Was tun Sie, um dem vorzubeugen? Certainly, Frau Schroeter, the European Social Fund can be a source to support
programs that develop green skills in the workforce. And that's why it's very important to mention that the employment package of the Commission of April did not handle the green economy marginally. It handled it very centrally because it identified the green sector as one of the three key areas where job growth should be anticipated. And investment in human capital should be focused. This is, of course, an important point in the current programming phase of the forthcoming 7 years financial framework between the Commission and the Member States. We trust that green skills would be prioritised in a broader concept of skills development and investment in human capital. For that, we would like to provide further orientation for the Member States by introducing in December the European Skills Panorama. This will be launched early December, December 7, and I hope the content of this and the working method will give satisfaction. Thank you. Thank you. Next, Mrs.